Sabato sera, durante la prima puntata di Ballando con le Stelle, uno scambio tra Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra ha scatenato reazioni contrastanti. La battuta di Lucarelli, rivolta alla Erra dopo che quest'ultima si era espressa in turco per parlare al concorrente Furkan Palali, ha fatto molto discutere. La giudice ha ironizzato dicendo: «Brava Rossella, hai imparato il turco. Ora, prova con l'italiano», una frase che ha diviso il pubblico tra chi ha riso e chi ha trovato l'uscita fuori luogo. A due giorni di distanza, la stessa Rossella Erra ha voluto commentare l'accaduto durante un'intervista con Caterina Balivo a La Volta Buona, mostrando chiaramente di non aver apprezzato la battuta. L'opinionista di Ballando con le Stelle ha spiegato che, pur essendo rimasta in silenzio in quel momento per non creare una polemica durante la diretta, ha trovato la battuta fuori luogo e poco rispettosa. Rossella Erra ha affermato: «Che battuta simpatica! L'italiano, in effetti, è una lingua difficile. Non ho voluto rispondere subito perché non volevo rovinare la prima puntata, ma l'educazione è molto più difficile da imparare». Il suo commento ha mostrato un certo fastidio verso l'atteggiamento di Lucarelli, sottolineando che, a differenza della lingua, il rispetto e l'educazione sono valori ben più complessi da acquisire. La questione sembrava destinata a chiudersi lì, ma Rossella ha continuato a esprimere il suo disappunto. Ha raccontato che, dopo la trasmissione, Selvaggia Lucarelli ha condiviso sui suoi social solo lo spezzone in cui faceva la battuta, scatenando una pioggia di insulti e offese nei confronti della Erra. «Quello che mi è arrivato sui miei social, tra insulti e offese, è stato troppo. A questo punto io non ci sto più», ha dichiarato Rossella, manifestando il suo disagio per il trattamento ricevuto online. Durante l'intervista con la Balivo, è emerso anche un dettaglio interessante riguardo alla formazione di Rossella Erra. Caterina Balivo, per difenderla dagli attacchi ricevuti, le ha chiesto dei suoi titoli di studio. Rossella ha risposto con orgoglio: «Ho frequentato il liceo scientifico, mi sono laureata con 110 e lode, ho lavorato come commercialista e mediatrice, e a breve sarò anche giornalista. Ma, alla fine, non sono i titoli che fanno la persona». Un'affermazione che sottolinea come, per lei, i valori umani siano ben più importanti dei titoli accademici. Nonostante questo sfogo, la polemica sembra tutt'altro che conclusa. Poco dopo l'intervento della Erra, Selvaggia Lucarelli ha deciso di replicare sui suoi social, dimostrando di non voler lasciare cadere la questione. Ha rilanciato l'episodio riproponendo la battuta incriminata con un commento provocatorio: «Si è offesa per una battuta, per cui lo ripropongo», accompagnando il tutto con il video del momento che tanto ha infastidito la collega.